Un bel giretto in solitaria. Cappello? Improponibile, sembra uno anni 30. Belin che cappello. Allora, facciamo un po' il capovolging con la mitica X7. Eccola lì. Belin, la moto totale, ragazzi. Ho portato la Ducati, la Monster, a fare un po' di lavoretti. Questo qui è il Col dell'Isoar. Da sopra c'è il colle a sinistra, ma questo qui è lo spettacolo vero. Purtroppo c'è tanta luce, quindi non potete godere di questo spettacolo, ma è pieno di pinnacoli e c'è un'erosione continua, bellissimo. Ma la giornata, come potete notare, guardate, spettacolo, spettacolo. Con il capovolging torniamo a noi, direzione, vabbè, adesso faccio Briançon, Col de Lautaret. Poi o vado a fare il Galibier e quindi mi fermo a Valoir, ma secondo me i raviolini mi chiamano, quindi andrò a finire di nuovo a Lanza in Vercors, ancora più lontano. Quindi dal Lautaret continuerò, andrò a finire a Les Deux Alpes, Beur de Soin, dove c'è sempre la gara famosa del Tour de France, si passa sotto l'Alpe d'Huez. Poi si continua, si va a finire a Vizille, mi sembra si chiami il posto, dopodiché Grenoble, e a Grenoble, prima di arrivare in Grenoble, nel casino di Grenoble, butto a sinistra, salgo su e arrivo sull'altipiano del Vercors. Ma guardate che meraviglia ancora, capovolge. Allora. Top. Stiamo scendendo a Briançon, semaforo rosso. Ma sentite e guardate, meraviglia, ho messo i piedi lì nell'acqua, sì sì, troppo bello, guardate che cascatella, qualità, qualità. Andiamo un po' più avanti senza indovinarci, bellissimo, siccità, siccità, qualità. Vedete laggiù in fondo Lautaret. Adesso sto andando ancora più in là. Guardate la nevicata. Spettacolo, eh? Io ho fatto una pausa pipì. Dai, dai, una cosa veloce, guardate. È la strada che ti porta alle Deux Alpes. Spettacolo, eh? Dai, 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 che mi viene tardi, devo andare. Allora, sto riprendendo la città di Grenoble. Dalla parte di là c'è la Chartreuse, dove c'è anche un circuito molto bello da fare, nuvolette, e qui siamo invece sulla porta del Vercors. Guardate che meraviglia, troppo bello. Bel viaggio, bella tirata, eh? Cappello da Manny. Manny, ve lo ricordate? Vediamo questo. Capovolging. Bagnetto, adesso doccetta calda, speravo nella vasca da bagno. Cameretta con tutto quello che si può volere. Televisione. E poi, attenzione, siamo proprio sulla Mairie. C'è un gruppo di motard qua sotto. Guardate che bello, cielo meraviglioso. Motorette. La chiesetta. Merita, merita, dai. Adesso andiamo poi giù a mangiare. Raviolini, pâté de foie gras, e poi chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Ah, ragazzi, è arrivato i raviolini con la pannina, ho fatto portare anche un po' di formaggio rapé. Qui abbiamo la trota all'arancia, raviolini con l'aggiunta di formaggio, fromage rabbè. 7:40, Nebbiamo. Saliamo la scaletta, andiamo a vedere. Questo qui è Ponte en Royale. Ho lasciato la moto accesa, adesso sto qui, mi incazia. Arrivo da là, ho fatto il giretto. Bello, eh? Stamattina c'era la nebbia, oggi, dopo un'ora, bellissimo. Sono in mezzo ai vigneti, sono a Tain-l'Hermitage, vi faccio il capovolto. Allora, lì vedete la scritta del cartello, ok,
poi mettiamola a fuoco. Là sopra c'è un chateau. Togliamo lo zoom. Vigneti, vigneti ovunque, ma la cosa interessante è che la strada per arrivare qui da Romans-sur-Isère, quindi tra l'altro Isère, un bel fiume navigabile, merita, ci tornerò. La cosa bella è che per arrivare qui sono tutti vigneti in riga, uva bella, bella ricca, quindi sarebbe bello assaggiare un tè l'Ermitage. Dai, 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 che ci vuole, guardate. Bon Jaboulet Ain. Lo avevamo in carta al Mosè. Guardate che spettacolo. Ragazzi, guardate le vigne come sono. Verticali. Mai viste queste vigne così, guardate che stanno facendo la vendemmia. Vendemmia ma almeno male. Ciao! Qui c'è il bianco. Ciao! Non ho mai visto vigne in questo modo. Non so come si chiama, alberello, boh, non ho idea. Vediamo un po' di mettere la folle. Ce l'ho fatta senza pressione. Guarda, guarda che bello. Fa male, eh? Capovolging. Ok. Mica male sta vista, ragazzi. Merita la gita, merita fermarsi. Secondo me merita anche assaggiare un po' di vini. Oggi non ce la faccio, devo tornare indietro. Però poi il Mosè chiama. Siamo andati in momento qui verso la cappella. Questo grande muro che vedete sopra è un muro, ve lo faccio zoomato, che serve per il vento. La Valle del Rodano, mi hanno spiegato dei signori sotto, che stanno per iniziare la loro vendemmia, mi hanno spiegato che c'è molto vento ed è per questo che i vigneti, questo qui è Syrah, sono vigneti fatti apposta, così, ad alberello, perché il sole gira tutto in giro, quindi la vigna prende il sole dalla mattina alla sera, però c'è molto vento, quindi per mantenere la vigna in piedi fanno l'alberello. Geniale. Guardate che meraviglia. Quindi da qui scende giù, vi allargo un po', scende giù, va fino sulla cittadina. Prima siamo passati lì sotto. Spettacolo, bellissimo. Via verso nuove avventure. Siamo andati a finire in riva al Rodano. Sono sceso un momento dalla moto, così vi faccio vedere che bello che è. Merita, eh? Non è niente male. Quel ponte mi ricorda uno dei tanti ponti che c'è a Lione. Boh, dai. Adesso me ne torno dalla motoretta. Aspetta che mi arrivo. Ok. Bonjour. Andiamo. Bonjour, monsieur. Quasi l'ora di pranzo. Devo quasi mangiare. Bello, mica male, eh? Capovolging. E andiamo dalla motoretta, che l'ho messa qua sotto. Signore degli anelli qua, eh? Bam! Mi sono seduto di nuovo a tavola e niente, non ce la faccio, mi prendo di nuovo i ravioli. È arrivata la pappa, capovolging. Guardiamolo un po' insieme, dai, che non l'ho ancora aperto. Madonna. Ravioli, lardon, formaggio.
pranzetto leggero leggero, ragazzi, con l'acquolina in bocca. No, ma ci sono anche i funghi, guarda. 18:51, la salita del Col de l'Arche, o meglio Col della Maddalena. Qui c'è la mia bimba. Come? Destra un po' meno, sinistra sempre di più. Guardate che stupenda serata che mi tocca prendere. Le nuvolette verso la Bonette. Che dire, facciamo un capovolging. Spettacolo. Giro spettacolo. Giro spettacolo, ragazzi. Bello come il sole. Sono un po' stanchino, ma non abbastanza da dire mi vorrei fermare. No. 19:39, sono arrivato qui adesso. Lì c'è il negozio di Mirko, Mirko Moto. Qui c'è la mia motoretta e il furgone. Sono venuto su con il furgone perché ho lasciato qui il mitico Ducati Monster. Quindi, ragazzi, siamo arrivati. Adesso salgo sul furgonetto e me ne vado a Celle Ligure. Prochaine fois vado a prendere, faccio vedere, capovolgo alla Ducati di Mirko. Chissà, chissà cosa.